Quando sono arrivata in Italia, sono andata a un laboratorio dove lavoravano tanti artigiani, maestri artigiani. E quello che ho imparato da loro è rispetto per marmo, e come lavorare il marmo in maniera anche poetica, anche con delicatezza. Conoscendo la lavorazione di marmo. E questo è un tocco molto umano, molto per me mi ha insegnato artigiani come rispettare, come amare questa materia. E con tecnici di macchinari, programmatori e con chi abbiamo lavorato insieme questa volta e dobbiamo anche passare questa conoscenza, questo scambio di idea, di sensibilità, perché macchina con marmo non ha questa sensibilità e tramite programmatore e chi è specialista nei macchinari. Dobbiamo tradurre questa sensibilità e questa collaborazione diventa un tocco umano che possiamo tornare, diciamo, una storia con mia storia con artigiani, ma adesso io posso collaborare con gente, collaboratori di programmatori di 3D e specialista nel robot. Per esempio, così questo tocco umano, questo tocco di rispetto per materia non perde. E questa storia, questa comunicazione è molto importante. La creatività è un elemento fondamentale nel nostro settore perché è la chiave per trasformare oggetti di uso comune che vengono realizzati in pietra naturale in espressioni d'arte. Quindi è, diciamo, l'elemento che permette di trasformare un piano cucina, un lavabo, una vasca da bagno, una fontana, da un semplice oggetto di uso comune in un'esperienza gratificante anche per l'occhio, per l'anima. Perché da appunto un prodotto banale in realtà si trasforma in un'opera d'arte, quindi un qualcosa che appaga non solo la funzione, ma anche proprio il desiderio da parte dell'uomo di vivere in un contesto gradevole. Come Denver noi collaboriamo con designer, con architetti, proprio per mettere in contatto gli operatori che lavorano questi materiali con chi è in grado di concepire delle elaborazioni, delle formulazioni che poi si traducono in dei prodotti finiti estremamente gradevoli. La tecnologia, soprattutto dal punto di vista dei software, dei pacchetti applicativi che oggi governano le macchine per la lavorazione della pietra naturale, di fatto offrono agli operatori la possibilità di realizzare ciò che la loro fantasia gli suggerisce. Quindi attraverso questi software moderni che permettono di realizzare forme anche estremamente complesse e fantasiose, ciò che è un'ispirazione per un operatore che è al confine fra, diciamo, un operatore di macchina e un creativo, un artista, gli permettono appunto di trasformare un'idea in un prodotto finito che è anche bello ed è un oggetto effettivamente artistico.